Passaggio meridiano del giorno 17 di giugno. Rispetto ai giorni precedenti, adesso ci troviamo a circa 4 giorni dal solstizio, che avverrà nella notte tra il 20 e il 21 giugno. Il motivo per cui faccio una ripresa anche oggi è quello di capire come possiamo misurare la posizione del Sole al solstizio a partire da queste osservazioni. Allora, quello che abbiamo visto per ora è che si trova l'ombra della cuspide dell'obelisco circa un San Pietrino sopra la linea qui, tangente al disco relativo al solstizio estivo. Allora, mancano 4 giorni. La precedente visita è stata 4 giorni fa e la prima visita è stata 4 giorni prima. Quindi abbiamo degli step temporali di 4 giorni l'uno. Che cosa facciamo con questi? Perché è importante che siano della stessa durata questi step? Perché attorno al solstizio l'ombra dell'obelisco per ogni step temporale, gli ultimi 4 giorni farà un San Pietrino, il precedente step di 4 giorni ne fa 4 di San Pietrini, il precedente step di altri 4 giorni, la cui somma è 12 giorni, ma è uno step triplo rispetto a quello che abbiamo verificato noi oggi, è 3 per 3, 9, quindi era qui dove era passato il giorno 9 di giugno. Adesso quindi possiamo dire che nel corso dei prossimi 4 giorni e dei successivi 4 dopo il solstizio la situazione resterà più o meno la stessa, ossia l'ombra dell'obelisco sarà sempre su questo disco. È proprio il fenomeno del solstizio, cioè del fermarsi dell'ombra, che ha raggiunto la sua lunghezza minima durante appunto il solstizio d'estate e la mantiene per un periodo abbastanza prolungato. Un altro corollario delle proprietà del solstizio è quello che la durata del giorno nel corso di questo periodo sarà la stessa, 15 ore per Roma di luce e complementare a 24, quindi 9 ore di buio, senza considerare che in mezzo abbiamo i momenti in cui c'è il crepuscolo e quindi abbiamo sia il sole sotto l'orizzonte ma anche la luce della sera. Quindi alla fine la durata della notte è limitata a sole 6 ore, le altre 3 rispettivamente dopo il tramonto e prima dell'alba sono di crepuscolo. Adesso il passaggio al meridiano è avvenuto, le misure dei giorni precedenti hanno mostrato che questo fenomeno è avvenuto con circa un minuto di anticipo rispetto alle effemeridi, quindi confermo il discorso che vi facevo sull'orientamento della linea meridiana di Piazza San Pietro rispetto al vero nord.
cercando di mettere a fuoco l'orologio, cosa che è avvenuta in altre situazioni, ma evidentemente avendolo messo a fuoco sul pavimento prima, ora il telefono si offende e non vuole più andare a fuoco. Vediamo lo scattare delle 13:12 con il suono. Ecco, allora è tornato il sole e l'immagine dell'ombra ha superato la linea meridiana. Quindi, ricapitolando, nel solstizio il sole ferma il suo moto lungo la meridiana, che continua nel cielo seguendo l'obelisco. Il sole fa proprio questo modo di salire e poi raggiunge un massimo e poi ricomincia a scendere. Nel corso del tempo questo percorso in cielo è una parabola, e la parabola ha questa legge matematica tale che è possibile raffigurarla come, a parità di step temporale, uno step di un giorno in questo momento, uno step di 4 giorni in questo momento consiste in un unico San Pietrino. Se facciamo 2 step da 4 giorni, allontanandoci dal momento del solstizio, i San Pietrini percorsi sono 2 al quadrato, 4, 3 step da 4 giorni, 3 al quadrato, 9, e così via. Questa approssimazione va bene soltanto in questa zona dove abbiamo proprio l'inversione e il solstizio. Quindi possiamo dire che questo transito meridiano, soltanto ad un occhio molto attento, risulterà diverso dal transito del giorno 20, del giorno 21 o del giorno 22. Vediamo che adesso, per esempio, la penombra cessa esattamente al centro. Questo è il limite dell'ombra dell'obelisco. Il giorno del solstizio la situazione sarà qui, quindi pochi centimetri spostati in ben 4 giorni di tempo. È suonata la campana delle 13:15 e ci congediamo. 17 giugno 2020.